gliel'avete detto, sì, lo dovete dire a me. Abbiamo detto che hai fatto la... Stiamo attenti che qualcuno a giorni mi fa firmare. Era battuta. Abbiamo detto che finalmente abbiamo visto un allenatore di quelli di vecchio stampo, non ci vuole niente, che ridà fiducia psicologica. Perché tu l'hai detto, l'hanno detto anche gli altri, dei calciatori che tecnicamente valgono. Allora si vede che tu ci devi farti rinascere ed è questo. No, ma io su questo dovete. Io se ben ricordate alla trasferta di Fano, io vi ho detto, questa è una buona squadra. Questa è una squadra. L'ha detto Chianese, l'ha detto io, scusa il riferimento. Ah, l'hanno detto? Sì, tutti. Ok, allora lo dico pure io, perché devo dire al contrario? Soltanto che... Sono stato più fortunato. Sei stato pratico. E io ho detto... Che cosa significa questo? Significa che l'operato della società è stato fatto bene. Certo. Hanno lavorato bene. Certo. Si può dire hanno sbagliato gli allenatori. Ma non penso, sono stato più fortunato io di loro, questo dico. Però la squadra probabilmente è stata costruita bene. Mister, scusi, tutto accade per una semplice ragione matematica, che il 30 dicembre siamo a 4 punti dalla vetta. Va bene. A fine gennaio siamo invece a metà classe. Quello scatto evidente e vistoso. Io sono arrivato tre giorni prima di andare a Fano, una squadra impaurita, una squadra che aveva paura, perché l'anno prima era successa la Vastese, se non erro, esatto. Ok, avevano un po' di paura, però io poi, guardando gli uomini, guardando qualche partita, mi sono fatto un'idea, ho detto questa è una squadra buona, va un pochettino caricata, dobbiamo parlare un po' con qualche soggetto, lo chiamo soggetto, qualche singolo giocatore. Io forse sono stato bravo lì, singolarmente sono andato a lavorare su qualcuno che magari non stava dando molto, ma probabilmente non stava dando molto perché non stava bene. Ok. Allora io ho lavorato lì. Certo. Poi il calcio in sé, io dico sempre, ho detto pure ai vostri colleghi, di Peppe Guardiola c'era uno. Certo. Tutti il resto siamo lì. E poi è facile fare un Peppe Guardiola con la squadra di Bruin e Arana. No, per dirti le idee che c'ha lui, io quando vedo la partita mi perdo sugli appunti, non ci riesco a stare dietro, non so come gioca, è un macchiaccio, dico di Peppe Guardiola ce n'è uno. Però l'operato della società, come avevo detto, probabilmente è stato fatto buono, perché questa è una squadra buona. Significa che hanno lavorato bene, però il fatto che si sono persi, questo non dovete chiedermelo a me. Io ho visto quando sono arrivato una squadra impaurita, ma che questa è una squadra forte, che la società ha fatto un mercato importante, ma non ve lo devo dire io, è un dato di fatto. Magari adesso diciamo, beh, perché stai facendo risultato tu, la squadra si vede che è forte, ma la squadra non era forte pure prima. Ve lo dico proprio, perché ve l'ho detto al 5-1 di Fano. Ho detto questa è una squadra forte e io mi ritengo fortunato, ma penso che me l'abbia portato mio padre dal cielo, di stare qui, perché è veramente per me è un'opportunità incredibile, mandata dal cielo. Poi giustamente nel calcio ci vuole pure fortuna, no? Però io sto lavorando sulla testa, sulla tecnica, sulla tattica, parlare con i giocatori singolarmente, recuperare qualcuno. Consiglio della società, perché io mi confronto molto col direttore Sartiano, io ci parlo con lui, con Gaetano, col presidente al telefono, io parlo con la società, ok? E mi lasciano fare, perché sanno che è un momento delicato, era un momento delicato, però io li devo pure ringraziare, perché noi ci confrontiamo, io mi confronto con la società, io non sono solo con la squadra, io ho una società dietro. Io con Sartiano ci parlo sempre. Mister, con te abbiamo visto nei ruoli suoi propri e abbiamo visto le iniziative che vengono da destra e da sinistra.
inutile che faccio i nomi. Prima quello, avevamo gli stessi calciatori, anzi, la società ha integrato. Sì, ma qua erano pure i singoli che venivano un po' attaccati. Avete visto Tortora? Tortora come sta giocando adesso? Tortora come sta giocando? Ok. Ho adoperato un termine ancora più duro. Perché, sapete perché? Specialmente sui giovani. Specialmente sui giovani. Io adesso, pure io avevo un po' di perplessità. Io vi dico la sincerità. Ma io adesso so che ho dei giovani forti. Io oggi ho mandato in tribuna Mazzei e Esposito. Ma due giocatori buoni li ho mandati in tribuna. Perciò dico, pure io mi sto facendo un'idea, che ho i giovani bravi. Cucinelli, chi ce l'ha in questa categoria? Chi ce l'ha? L'hanno detto già. Caterino Cucinelli. Non lo conosce nessuno. Tortora ha avuto dei problemi, ma è stato... Ma io forse sono stato bravo a mettere Tortora in una partita in casa. Scusa, ma questo viene da Fano, come fai a rimetterlo qua? Bisognava metterlo, perché al giovane non lo puoi bocciare. Gli devi dare altre opportunità, visto che io vengo dai giovani, forse magari sono più bravo sui giovani che sui grandi. Però sono stati recuperati un po' tutti quanti psicologicamente, ma io insieme alla società, perché Sartiano viene tutti i giorni al campo, parlo con i giocatori, parlo con i ragazzi, li carico. Oggi ho fatto un discorso da pelle d'oca, prima della gara. Adesso c'è unione, ok? Bisogna continuare. Perciò io dico, questa è una squadra costruita per stare secondo, terzo, come le altre. Ha fatto fatica, però non sappiamo il perché, io non lo posso sapere. Certo, a questo punto. Erediti un allenatore. Peccato solo per ma la via, ma aggiusteremo, si aggiusterà tutto perché pensi che pure i tifosi stanno capendo, ma Luiso mica è un mago, sta squadra è forte, Luiso forse la sta allenando bene, ma la squadra è stata fatta bene, Sartiano vuol dire che la squadra l'ha fatta, la gente non insieme al presidente, eravamo Mercuri, e che è sto Mercuri? Ma il direttore può andare vicino all'allenatore e dire perché non gioca Mercuri? Certo. A me non mi hai mai detto perché non gioca Marco Pasquale, a me non me l'ha detto, ma mi dà qualche consiglio. No, ma dice, poi fai tu e faccio io. Al di là di Cucinello, erano calciatori che l'hanno portato qua, che era il primo anno che giocava, tra i grandi. E perciò dico, no, adesso godiamoci questo momento, cerchiamo di fare unione, perché io dico sempre, si vince... Tifosi, in primis, giornalisti, società, squadra e allenatore. Ha detto stampa, si vince così, si inizia a criticare, diventa dura. Dobbiamo ricompattare e stare uniti fino alla fine. Adesso mancano 4 partite, ci siamo avvicinati, parlate dei playoff. Parliamo dei playoff. Ma non è l'obiettivo è finire bene. Finire bene, poi facciamo i playoff. Io sono contento, significa che abbiamo fatto qualcosa di incredibile insieme alla società. La società, quella che ha fatto da un anno e mezzo, significa da un ottavo posto a fare magari playoff, significa che la società migliora. Bisogna aspettare un altro anno, perché il presidente aveva detto 3 anni, certo. Vediamo che succede. Però significa che stanno lavorando bene. Perciò dico, mando un messaggio, ma non un messaggio, stiamo vicini. Perché la società è importante, società, tifosi, giocatori e allenatori. La società non è cambiata, i calciatori sono gli stessi, è cambiato l'allenatore. Quest'allenatore non ha fatto i miracoli, ha rivitalizzato la psiche di calciatori. Ma io perché devo fare? Io non faccio i miracoli, io non mi sono inventato niente. Io non è che faccio calcio champagne, io piaccio ai ragazzi. Io piaccio ai ragazzi, sono leale. Io piaccio ai ragazzi quando parlo, loro vogliono parlare con me. Stanno lì al campo, dico iniziamo, vogliono sentirmi parlare. Significa che gli ho trasmesso. La scena di Falle che si è avvicinato. Falle è un altro giocatore, perché poi la società, giustamente, quando arriva un allenatore nuovo, dice questo sta un po' sottotono, questo la società me lo deve dire. Okay? Poi io ho lavorato con questi giocatori. Io ho detto a Fallo, io ti do una partita, una, a me non mi frega niente, io arrivo, come arrivo me ne vado, con Son idem, Castellani idem, Forgione idem, io ci ho parlato singolarmente,
ok? O trascinata sti ragazzi, o è qua, qua è guerra. Tanto io prendo la macchina e me ne vado. Due allenatori, il terzo, che succede? Perciò la società su questo mi ha aiutato a capire, occhio a quel, occhio a quel, occhio a quel, occhio a quel. La società a me mi ha dato una grossa mano. Sartiano a me mi ha dato una mano nell'individuare dove dovevo lavorare. Ok? Perciò siamo tutti felici e continuiamo ad accelerare, perché sì, dobbiamo accelerare. Una pedina vincente, perché questo non è stato toccato nulla. E mi auguro che tutto ciò vada per la prossima settimana. Dobbiamo far bene, ma non stanno bene, perché devono far male? Adesso ci andiamo a fare queste due trasferte e vediamo che tiriamo fuori. E se sono bravi, poi sappiamo chi arriva qua dopo le due trasferte, no? Sappiamo chi arriva qua. Campobasso. Ah, certo. Eh sì, poi vediamo. Intanto facciamo le due trasferte, poi vediamo. Sei contento tu degli applausi dei tifosi, soprattutto? Ma io sono contento degli applausi ai giocatori, no? A me. Io quando sono... ti sei conquistato la fiducia anche della gente. Sì, ma io quando sono arrivato i giocatori erano fischiati, i giocatori erano massacrati. A me, io sono stato un calciatore. Vedere Sartiano criticato, società criticata, il giocatore criticato, ma io mica ero contento. Me dice, cavolo, ma come faccio a lavorare? Invece sono stato bravo, perciò dico, stiamo tutti uniti, non critichiamo nessuno, pure voi dovete essere i primi a far capire che questo, no, a far capire che questa è una squadra costruita per far bene. Questa è una squadra che significa la società ha lavorato bene, ok? Io sono stato più fortunato degli altri allenatori, punto. Non c'è niente da... Ha parlato sul lavoro fatto sui singoli, sulla testa dei singoli, al suo arrivo. Quello che abbiamo visto oggi poi è anche un lavoro mentale sul collettivo, perché a un certo punto la squadra, dopo col risultato acquisito, sembrava un po' voler tirare i remi in barca, invece lei ha continuato... Ma non... Perché anche... No, anche a continuare ad attaccare... Ma i primi 10 minuti hai visto che roba? Io ho incazzato... Io ero incazzatissimo. Non si può partire così. Io ho detto, è difficile giocare in 10. Per una squadra che gioca in 11, ma io gli parlo sempre che è successo a me, perché io ho fatto il calcio, non ho fatto il bidello, anzi magari facevo il bidello, capito? Ma no, per offendere i bidelli, io ho fatto il calcio, allora io gli dico sempre quello che succede prima, ok? La dinamica io già la conosco, perciò ho detto che facciamo, adesso andiamo fuori in 10 e così hanno fatto, però poi si sono ripresi e siamo contenti tutti quanti, perciò stiamo uniti, va bene? Certo.